Come divertirsi a Londra sarà di certo una delle tue prime domande appena arrivato in città. Ma non preoccuparti, scoprirai che Londra, sia di giorno che di notte, è semplicemente magica. La città ti offre così tante e diverse attrazioni che sono certo non ti sentirai mai sazio. Ci sono così tanti locali famosi, pub, discoteche a Londra che sarà davvero difficile annoiarsi. Poi, ovviamente, tutto dipende anche dal tuo approccio che hai alla vita. Sei finalmente arrivato in quel di Londra, hai cambiato i soldi ed hai visitato le maggiori attrazioni della città. Sono certo che hai speso tutta la giornata fotografando gli scoiattoli ad Hyde Park, hai fatto il giro sul London Eye, fotografato il Big Ben, fatto selfie con tutte le statue del Madame Tussauds, visto Buckingham Palace, Abbey Road e infine scommetto anche che hai trascorso il resto del pomeriggio tra i mercatini a Camden Town. Ma ora sei stanco di andare girando e vuoi fermarti un po' per rilassarti, magari a prendere una pinta in un vero pub a Londra. Ma come scegliere? E soprattutto dove andare? Quali sono i locali famosi a Londra? Non ti preoccupare, caro amico mio, sei capitato nel posto giusto. E dopo questo video sono sicuro che tra noi nascerà un'amicizia interminabile. Devi sapere che nella vita del londinese medio la tappa giornaliera al pub è un rito indissolubile. Dimenticati della storiella che ci propinano dall'Italia con l'abitudinario tè delle 5. A meno che tu non sia la regina Elisabetta, ed ho forti dubbi anche su di lei, o a meno che tu non ti trovi in compagnia di un'arzilla e conservatrice nonnetta londinese, sono convinto che il tuo tè delle 5 sarà sostituito dalla classica birra delle 6 in qualche pub del centro. Questo è uno dei motivi principali per il quale, come potrai notare da solo appena arrivato in città, Londra ne è praticamente invasa. Infatti, scoccata all'ora X, il cittadino medio londinese abbandona l'ufficio spogliandosi metaforicamente o quasi della propria uniforme, che sia giacca e cravatta o gonne e tacchi a spillo, per abbandonarsi all'informalità e all'accoglienza dei pub British. Nei pub a Londra ci si incontra per bere e mangiare, per chiacchierare, si guardano le partite di calcio, si può giocare a carte o a scacchi o ascoltare musica live. Ci si incontra per fare scommesse tra amici, giocare a biliardo, ma anche per un appuntamento tra amici o colleghi di lavoro, soprattutto a fine turno. È un punto di ritrovo importante per una città caotica come Londra e rappresenta, ormai da generazioni, uso e costume di questa sempre più multiculturale società britannica. Contarli o elencarli tutti sarebbe un lavoro alquanto impossibile, quindi cercherò di aiutarti consigliandoti i migliori, secondo il mio gusto. Partendo dal centro città, passando dalle zone turistiche fino ad arrivare alla periferia. Viviti con me, anche se in maniera virtuale, questa birra e guarda fino in fondo questo video per conoscere i migliori 10 pub a Londra. Cheers, mate! Se stai cercando quali siano i migliori pub di Londra, questo è il video che fa per te. The Hub si trova tra Charing Cross e Leicester Square e a pochi passi dalla National Gallery. Questo pub offre 10 varietà diverse di birre alla spina, whisky, sidri locali e birre analcoliche da accompagnare alle loro famosissime salsicce che sono davvero buonissime. Un momento, esistono davvero persone che bevono birre analcoliche? Questo pub è classificabile come uno dei classici British pub. Dog and Duck. Si trova a Soho. Offre una selezione di 60 diversi tipi di birra che potrai consultare direttamente dal loro sito internet. Inoltre, potrai scegliere cosa mangiare da loro grazie al loro ampio menu, tra piatti del giorno, fish and chips, hamburger di ogni genere e tanto altro. Questo è il pub giusto per gli amanti della birra e per quelli che amano sperimentare sempre nuovi gusti e sapori. Anche questo fa parte della categoria dei classici British pub. The World's End. Si trova a Camden Town, a pochi passi dalla metro. È uno dei pub più frequentati della zona. È oramai diventato tanto famoso come pub da essere conosciuto in tutta la città. È classificabile tra gli sport bar e offre una vasta gamma di piatti in vero British style. Quindi, se volete guardare una partita in compagnia, questo è il pub perfetto. The Black Heart. Si trova anche questo in centro a Camden Town. È classificato come un music pub dove potrai trovare tanta musica live e un folto calendario con tanti eventi diversi. Il pub ha uno stile unico, provare per credere. Troverai una vasta scelta di birre alla spina ed in bottiglia ed un piccolo menu che accompagnerà la vostra permanenza in questo pub davvero particolare. O'Neill's è uno dei più famosi e si trova a Soho. È una compagnia di pub bar che troverai un po' in tutta Londra. È davvero difficile che tu non ne incontri uno. È classificato tra i music and sport pub.
Essendo una catena, lo stile dei loro locali è sempre uguale, ma risulta ugualmente molto caldo ed accogliente. Non ha una vastissima gamma di birre, ma offre tanta buona musica e divertimento. È un pub diverso dai classici, ma non per questo meno frequentato rispetto ai British pub più convenzionali. Rose & Crown si trova a Stoke Newington, ma sono sicuro che ne troverai tanti altri sparsi in tutta Londra. È una compagnia di pub inglesi con una lunga e centenaria storia alle spalle. Offre buona birra alla spina e cibi fatti in casa secondo le tradizioni della cucina britannica. È molto famoso nella zona questo pub per il famosissimo Sunday menu, ovvero il menù della domenica, che comprende una varietà di carni arrosto come agnello, maiale, vitello, accompagnato da patate arrosto, patate dolci, salsette di ogni genere e altri vegetali. Gli inglesi adorano il Sunday menu. Quindi, se sei a Londra di passaggio, ti consiglio di provarlo. È un'esperienza culinaria che ti sorprenderà. The Old Diary. Si trova a Finsbury Park, a pochi passi dall'omonima stazione dell'Underground. È un pub molto informale, composto da sale ampie e luminose. Ha una ricca scelta di birre e un ottimo menù. Nella sala principale ha un maxi schermo che ti permetterà di seguire nei weekend le partite di calcio. È molto amato dagli abitanti della zona che lo utilizzano anche per cerimonie e feste private. Lo Shakespeare si trova a Victoria Station ed è classificabile nella categoria dei classici English pub. Ha diverse e ampie sale molto accoglienti e calorose, con divanetti e poltroncine scure. Potrai assaggiare un ottimo English breakfast al mattino o sorseggiare con i colleghi fredde pinte di birra la sera. Ha una buona varietà di birre provenienti da tutto il mondo. E attenzione, qui troverai anche marche italiane, così da sentirti un po' più a casa. Essendo letteralmente di fronte all'uscita della metro di Victoria Station, è un pub molto movimentato e frequentato non solo da turisti, ma anche da tantissime persone che lavorano dei dintorni. The Swan si trova a pochi passi dalla metro di Lancaster Gate. È un pub molto antico, con una lunga storia alle spalle, ed ora fa parte del gruppo di pubs Fuller's. Ha un'ampia sala interna in classico stile inglese, ed un balcone esterno dove nelle calde giornate inglesi ci sono davvero delle calde giornate inglesi? Ci si può accomodare su delle classiche panchine da giardino. È un pub molto amato e frequentato anche da tanti turisti, essendo praticamente accerchiato da tanti alberghi, hotel ed ostelli. Se cerchi un ambiente davvero multiculturale, vai lì e vedrai. Il The Macbeth di Shoreditch è classificabile tra i music and arts pub da più di 100 anni. Ha una lunga storia ed è un locale sopravvissuto a due guerre mondiali. È un locale molto ricercato e con un intrattenimento particolare che spazia tra musica ed arte, ed ogni settimana ha un calendario sempre pieno di eventi. Ha una vasta scelta di birre artigianali più un ricco menù di vini. Se stai invece cercando informazioni sulla vita notturna, più concentrata sulle discoteche, non temere, ho fatto un video che si chiama Le 10 migliori discoteche di Londra. Se ti interessa, dagli uno sguardo. So che muori dalla voglia di sapere quali sono le discoteche più fighe del momento. Ed ora, cosa vuoi di più? Non rispondermi un lucano, eh? Come hai visto, di pub a Londra ce ne sono un'infinità. E so benissimo che la scelta per te sarà difficile. Ma non temere, potrai provarne uno diverso per ogni giorno della settimana o quasi, se hai un budget abbastanza alto da spendere. Inoltre, questa mia classifica non comprende assolutamente l'immensa vastità di locali che questa città offre, ma solo una minima ed esigua parte. Sarei molto felice se condividessi con me le tue esperienze, le tue avventure e disavventure, le tue notti brave tra i locali di questa meravigliosa città. Vorrei che condividessi con me i tuoi gusti, dandomi dei pareri sinceri. Dopotutto sono sempre alla ricerca di nuovi locali da frequentare. Insomma, aggiornami lasciando un commento. Ricorda, la condivisione è esperienza e conoscenza. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace alla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!